È un piacere avere qui Mauro Borelli, con cui parleremo diciamo, dell'ideologia del merito. Mauro è l'autore di un libro che si chiama Contro l'ideologia del merito, edito dalla Terza, che è uscito 2 anni fa, mi pare, l'anno scorso. E il tema di questa intervista barra discussione è il merito. Allora, io credo che tutti quelli che stanno guardando abbiano, diciamo, sperimentato almeno una volta l'incontro con questa parola, nel dibattito pubblico, e però spesso, diciamo, essa non viene definita, abbastanza bene per capirne tutte le implicazioni, le implicazioni della definizione e le implicazioni politiche, che emergono dall'uso di questo termine. Allora, io intanto ringrazio Mauro per la sua disponibilità a partecipare e inizio con una prima domanda. Che cosa si intende per merito? Da dove viene questo termine? Dunque, innanzitutto grazie a te, grazie a Officine Corsare per questo invito. Allora, è un termine che ha una sua storia interessante da ricostruire perché il termine meritocrazia è stato diffuso a partire da un'opera che ebbe molto successo, pubblicata nel 1958. Da un sociologo inglese che si chiamava Michael Young, che è stata una figura molto importante nel Partito Laburista inglese, lui, per esempio, che fu l'estensore del manifesto elettorale che portò alla vittoria dei laburisti subito dopo la guerra, portò al governo Clement Attlee. E lui scrisse questo libro, che non è un romanzo, non è un saggio, è tutte e due le cose insieme. È un saggio romanzo distopico, satirico, The Rise of the Meritocracy, appunto, in cui lui tratteggia diciamo, una società, l'evoluzione di una società che instaura il governo dei migliori, per usare un termine che oggi va molto di moda dalle nostre parti, una società basata su una gerarchia del merito, che soppianta la gerarchia basata invece sulla trasmissione, sull'ereditarietà dei vantaggi delle posizioni sociali. Ne dispiega, diciamo, i suoi limiti, ne spiega in maniera appunto satirica, molto, molto profonda, diciamo, una lettura molto profonda di ciò che potrebbe avvenire se si creasse questa nuova oligarchia, perché di nuova oligarchia si tratta, no? E nell'arco di alcuni decenni questa oligarchia diventa ancora più tirannica dell'oligarchia precedente, fino a che nel 2033, che è il termine, diciamo, finale di questa storia, la rivolta di chi sta alla base di questa gerarchia abbatte questo nuovo potere. È un libro distopico, ebbe un grande successo, fu tradotto in molte lingue ed è sicuramente grazie a questo libro che la parola meritocrazia è entrata nel linguaggio comune, diciamo. Anche se non è stato Michael Young in realtà a coniare il termine, probabilmente fu coniato 2 anni prima da un altro sociologo inglese, Alan Fox, anch'egli diciamo, di ambiente appartenente all'ambito laburista, che l'avevo usato in un saggio, quindi una cosa, diciamo, che ovviamente aveva avuto una diffusione molto minore in ambito accademico. E quindi c'è questa matrice, quindi netta, è una matrice chiara, è una matrice laburista, ed è una matrice critica, perché tutti e due usano questo termine in maniera critica. Michael Young non conia, ma comunque popolarizza, rende popolare questo termine per evidenziarne le problematiche. Poi è entrato diciamo, nel linguaggio comune, diciamo, acquisendo man mano un'accezione positiva.
E quindi c'è questa torsione strana, interessante, no? Che deriva da una cattiva lettura del libro. Probabilmente in anni recenti questo libro è sicuramente più citato che letto, un libro molto famoso, ma che poi probabilmente molti nostri commentatori frettolosi non si sono limitati a beccarne il titolo senza comprenderne a fondo l'essenza. Michael Young si batté fino alla fine contro l'uso distorto di questo uso, un uso distorto di cui fu paladino Tony Blair in Inghilterra, e Michael Young fu un appunto è un durissimo critico delle politiche di Tony Blair, e gli indirizzò proprio poco prima di morire una lettera aperta durissima sul quotidiano The Guardian, in cui appunto gli diceva di smetterla di usare a sproposito questo termine, di cui lui non aveva capito assolutamente nulla. Quindi ha questa origine, un'origine appunto che è un termine che ha in sé tutte le letture in chiave critica dei possibili sviluppi. Quindi è interessante recuperarlo perché, diciamo, oggi i commentatori che fanno ricorso a questi concetti sono, diciamo, tendono a presentare merito, meritocrazia e anche tutto il vocabolario che è stato costruito negli anni intorno a questo concetto principale. Tendono a usare la parola merito come un concetto neutro, no? Come un concetto neutro. Come un concetto neutro e come un concetto positivo che si applica attraverso tecnologie che sono, si pretende che siano neutrali, no? Poi magari ne parliamo un attimo. Ovviamente le parole non sono mai neutre, le parole, diciamo, contengono già dei significati. E quindi decodificarle e in questo caso anche andare a vedere la loro origine storica ci aiuta nel comprendere poi la loro distorsione. Ok, sì, sì, appunto, questa è una storia abbastanza interessante e anche sorprendente del fatto che appunto sia un termine nato in quel modo e poi appunto questa storia di Young che prima di morire scrive una lettera, questa appunto è indicativa. E io stavo pensando, ma nell'attualità, diciamo, specialmente per quanto riguarda anche il dibattito sulla disgrazia che sta capitando in tutto il mondo, spesso, anche nel passato recente, si è venuto in contatto con, diciamo, una tendenza che non saprei mettere in relazione in modo preciso, che è l'epistocrazia. Cioè, chi conosce i dati, chi sa valutare i dati, deve comandare di fatto. Ora, esiste una relazione tra epistocrazia, che è un termine che mi sembra alcuni scienziati, sempre dal mondo anglosassone, hanno affrontato, anche proponendo, per esempio, che chi non è laureato non possa votare, per esempio. C'è una relazione tra queste due cose? Tu credi che appunto l'epistocrazia sia un'ulteriore evoluzione dell'idea fondamentale di merito, cioè tu ogni cosa che hai te la devi meritare. Non esistono più i diritti, esiste solo appunto una sorta di cassaforte in cui ciascuno può mettere quello che si è, tra virgolette, guadagnato. Beh, guarda, tutto ciò che nel corso di questi 3 decenni, gli ultimi 3 decenni, sono stati, no, il periodo in cui merito, meritocrazia hanno avuto il massimo sviluppo in Europa e negli Stati Uniti. Ecco, tutto quello che si è costruito lo si è costruito per accumulo, no? Cioè, man mano si sono accumulate delle cose, questo deposito costante di cose ha costruito progressivamente una macchina ideologica. E uno dei filoni di questa ideologia è quello degli esperti, e questo ha una stretta connessione con quello che mi stai domandando, no? Cioè, c'è stato sempre più uno spostamento verso il ruolo degli esperti. Gli esperti sono coloro che devono in qualche modo guidare gli individui
verso una consapevolezza di sé, eccetera, perché il merito presuppone un forte processo di individualizzazione, no? Quindi tutto ciò che noi abbiamo conosciuto fino alla metà degli anni 70, inizi anni 80, tutto ciò che ha caratterizzato lo sviluppo dell'Europa nel trentennio successivo alla Seconda Guerra Mondiale, quindi i movimenti sociali, i partiti politici, eccetera. Tutto questo deve essere sostituito nella logica del merito da un processo molto più individuale, dove ognuno agisce nel mondo per se stesso. Gli esperti sono coloro che appunto hanno assunto sempre un ruolo sempre maggiore nel guidare appunto questo processo di individualizzazione, perché mancando il cemento sociale che prima era rappresentato dalle comunità politiche in senso molto ampio, no? Comunità sindacali, eccetera, venendo a mancare questo cemento, il cemento dovrà essere sostituito da qualcos'altro, e questo qualcos'altro è sempre più spesso sono gli esperti. Gli esperti sono quindi quelli che hanno la capacità di interpretare i dati, no? Allora, in una fase storica in cui molto peso viene dato, no, ai dati, alla trasparenza, no, che è un'altra delle parole che ruotano, che fanno parte di questa costellazione, no, di vocaboli che ruotano intorno al merito. La trasparenza è anche questo inondare, no? Inondare la società in tutti i suoi, canali di dati, perché se i cittadini hanno disposizione di dati, allora vuol dire che la società è trasparente, la pubblica amministrazione è trasparente, tutti hanno dati per farsi un'idea, per prendere delle decisioni. Ovviamente questo non è un... L'avere a disposizione i dati non è un sinonimo di maggiore democrazia, innanzitutto perché affogare una marea di dati vuol dire appunto non saper poi discernere quali sono i dati importanti e quali no. I dati poi vanno interpretati, perché i dati non vengono mai resi in una maniera immediatamente intelligibile, c'è bisogno di qualcuno che te li spiega. E sono appunto gli esperti. Quindi questa mediazione che... Questa mediazione, no, tra società e individuo, che non è più espletata da comunità politiche in senso ampio, che erano anche comunità in qualche modo autoeducanti. Adesso io sto facendo un discorso ovviamente a grandi linee, poi dovremmo esaminare queste comunità politiche una per una, ma non è questo il caso. Comunque queste comunità politiche erano quelle che davano agli individui la possibilità non solo di aggregarsi, ma anche insieme di comprendere come va il mondo e come affrontare i problemi del mondo. Quindi erano anche comunità di azione, ma prima di essere di azione erano comunità autoeducanti, in cui la gente in prima persona si prendeva su di sé la responsabilità di comprendere ciò per cui la gente stessa si batteva, no? Ora questa cosa è delegata agli esperti, c'è questo filtro, per cui questo ruolo è un ruolo profondamente antidemocratico, no? Perché è un altro strato elitario che si frappone, diciamo, a una crescita democratica collettiva, così come dovrebbe essere intesa e così come l'abbiamo intesa per tanti decenni. Sì, ecco, in proposito, appunto mi veniva in mente che ovviamente nel momento in cui uno crede di vedere nel dato scientifico da solo una qualche indicazione politica, si finisce, come dici tu, in un meccanismo in cui si delega ai cosiddetti esperti. Ora, questo è successo nei fatti, mi sembra di capire dalla lettura del libro. Nel momento in cui proprio, come dicevi tu, una trentina di anni fa, il concetto di merito ha fatto capolino nei regolamenti europei, nelle linee guida europee in tema di istruzione. E questo è un tema, molto interessante, nel senso che, adesso tu sarai sicuramente più preciso, ma un'associazione di industriali propone un insieme di linee guida sull'istruzione sostanzialmente, e in sede europea
questa serie di indicazioni viene recepita. Ora, questo è tu sicuramente, appunto, puoi, diciamo, precisare questa serie di avvenimenti. Ora io mi chiedo, ma c'è stato un dibattito a livello europeo su come implementare queste cose, oppure è stato un accettare supinamente? E come si sono evolute poi queste indicazioni nella pratica? Per esempio, come si fa a misurare il merito poi, qualsiasi cosa voglia dire, come si fa poi a misurare in sede scolastica, lavorativa? Sì, guarda, il ruolo dell'Unione Europea è cruciale in questo, nella diffusione dell'ideologia del merito. Io, per farla breve, perché poi i documenti sono tantissimi, sono anche di faticosa e noiosa lettura, però quindi per farla breve e non tediarvi su questo, mi rifaccio a quelli che sono i due capisaldi, no? Uno è del 93, ed è il libro bianco che si intitolava Crescita, competitività, occupazione, è più noto come il libro bianco Delors, perché all'epoca era Jacques Delors il commissario dell'Unione Europea, e lì il fulcro, viene proprio detto con questi termini, è la valorizzazione del capitale umano, si usano proprio queste due parole. Questo è interessante perché il capitale umano che cos'è? È un concetto ben preciso che era stato coniato più o meno una trentina di anni prima, in quella che noi poi abbiamo conosciuto come la scuola di Chicago, no? Cioè, quindi il luogo forse più noto di elaborazione del pensiero neoliberista, ed era stato coniato tra gli altri da Gary Becker, il libro che si intitola così, l'aveva scritto proprio Becker. E quindi questo è interessante perché in questo libro bianco del 93, scritto sotto la guida di Jacques Delors, che ricordo era un socialista, non di destra, no? Questo documento è tutto incentrato su questa chiave di lettura. C'è la disoccupazione, è un grosso problema europeo. Noi come la risolviamo? A livello europeo, attraverso la competitività delle imprese, e il sistema di istruzione deve essere il campo di sperimentazione di questa nuova direzione che noi diamo. Cioè, quindi c'è la competitività delle imprese, ma la competitività delle imprese si deve tradurre in una competitività sociale più ampia, e dobbiamo sperimentarla nel mondo della scuola, perché in questo modo noi valorizziamo il capitale umano. E questo, quindi, un documento dell'Unione Europea, diciamo, accoglie e in qualche modo formalizza un concetto che deriva direttamente dai pali del pensiero neoliberista. Questa è la prima cosa. Due anni dopo l'Unione Europea prepara un nuovo libro bianco, questo dedicato specificamente al mondo dell'istruzione, infatti si intitola Insegnare e apprendere verso la società conoscitiva, e dove si mettono in campo alcuni dei concetti chiave che poi verranno sviluppati e che ai giorni nostri conosciamo bene, che sono appunto le competenze. È lì che si teorizza già la prima tessera personale delle competenze. È lì che si dice che il dibattito pedagogico che ha animato il mondo della scuola per decenni è superato, viene detto proprio così. Il dibattito pedagogico appassionante, appassionato, è superato, non c'è più ragione che esista un dibattito pedagogico. Perché, dice questo libro bianco, perché non esiste più come un tempo questa contrapposizione tra imprese e scuola. Imprese e scuola si andranno sempre più, diciamo, integrando l'una con l'altra. Quindi basta col dibattito pedagogico. E poi, appunto, sì, questa connessione spinta tra scuola e impresa. E qui c'è il discorso che introducevi tu. C'è questo, il ruolo dello European Round Table of Industrialists, che è un'associazione di industriali, raccoglie, diciamo, esiste ancora, raccoglie, diciamo, i principali i presidenti, gli amministratori delegati delle più importanti multinazionali a livello europeo. Faccio solo un esempio della composizione dell'ERT adesso, in questo momento, tra gli altri, l'elenco è molto lungo,
ci sono Nestlé, ThyssenKrupp, BMW, Volvo, Rolls-Royce, Royal Philips, Siemens, Total, Michelin, Air Liquide, Solvay, Vodafone, L'Oréal, CIR, Eni, Hoffmann, La Roche, quindi questa dà un'idea di che si tratta, no? Un'associazione trasparente, c'è un sito dove potete andare a vedere tutti i documenti che hanno prodotto nel tempo, compreso quello che sto per citare, ed è un'associazione che ha in maniera esplicita un compito di lobbying. Lobbying è come lo si intende, in una maniera non, né complottistica né illegale, no? Lobbying nel senso di un'associazione di categoria che preme sull'Unione Europea, in questo caso che è un'associazione a livello europeo, perché vengano tradotti, vengono assorbiti nella legislazione europea alcune istanze che loro ritengono importanti. Nel 1989 questo European Roundtable of Industrialists scrive un documento, un rapporto, uno dei suoi rapporti dedicato a educazione, al rapporto tra educazione e competenza, appunto, ed elenca tutta una serie di cose da fare, anche molto concrete, perché non è un documento di carattere puramente astratto, assolutamente. Dopo un'introduzione di carattere teorico, si passa al pratico, e loro propongono di inserire rappresentanti delle industrie nell'amministrazione delle scuole e delle università, di organizzare periodicamente percorsi di formazione degli insegnanti che siano gestiti dalle imprese, di avviare gli insegnanti ad esperienze di lavoro presso le industrie, di impiegare dipendenti delle imprese presso le scuole come insegnanti part-time, di rendere obbligatorio l'apprendistato, e se pensiamo alla nostra scuola lavoro ci siamo arrivati, di sviluppare un adeguato sistema di istruzione lungo tutto il corso della vita, e che è un altro cavallo di battaglia delle politiche europee degli ultimi anni. E tutto questo poi trova una traduzione nel libro bianco del 95 di cui ho parlato, cioè se andate a confrontare questi due documenti che trovate entrambi in rete, ci sono delle sovrapposizioni lessicali addirittura, no? Quindi l'Unione Europea incorpora nel 93 il principio fondamentale del nuovo pensiero neoliberista, il capitale umano, e poi incorpora due anni dopo, in un altro documento chiave riguardante strettamente l'istruzione, dei capisaldi dell'impresa privata. Questo è importante ricordarlo, perché poi da qui derivano tutta una serie di documenti che non sto a elencarvi, che arrivano fino ai giorni nostri, perché l'Unione Europea continua a produrne, che sono importanti perché poi da lì ovviamente i paesi membri devono tradurli in legislazione. Quindi non è che siano rimasti dei documenti politici. Per esempio, il discorso delle competenze si è tradotto poi in un quadro europeo delle competenze, e poi i Paesi membri l'hanno tradotto nella loro legislazione. L'Italia ha adottato il quadro delle competenze, e da qui tutta una serie di sottoprovvedimenti di cui la scuola oggi è invasa, no? Quindi l'Unione Europea è stata ed è tuttora uno degli attori principali della proliferazione, della crescita, della strutturazione dell'ideologia del merito e di tutta la strumentazione tecnica necessaria per far sì che questo avvenisse, e lo ha fatto incorporando i filoni del pensiero neoliberista e degli interessi delle grandi imprese. Questo lo ha fatto in maniera esplicita, ma tu mi dicevi se c'è stato un dibattito. Il dibattito è quello che c'è stato nelle sedi chiuse dell'Unione Europea. Certo, non ci sono stati dibattiti pubblici, dibattiti democratici su questo, no? Noi ci troviamo molto spesso a vedere adottati a livello nazionale dei documenti che nessuno ha discusso da nessuna parte. Le ultime norme sulle competenze a livello di competenze di carattere imprenditoriale che sono state introdotte nella scuola l'anno scorso, poi la pandemia ha sospeso tutto, ma è solo un rinvio ovviamente, sono lì, sono un atto ministeriale, neanche una legge dello Stato, nessuno ne sa nulla, nessuno ne ha discusso nulla, ma avranno un peso nei prossimi anni notevole. Sì, ti riferisci alla famosa imprenditorialità,
che effettivamente sì. Ho cercato di capire cosa fosse, ma non è così semplice. Sì, io mi riferivo esattamente sia alla riforma buona scuola che di qualche anno fa, che prevedeva appunto questo scambio, quest'idea per cui uno debba prepararsi a quel mondo reale, vero, diciamo, che è il mondo dell'impresa, no? Quindi l'impresa vista un po' come motore della società e ovviamente come quell'entità economica che dà alla società quasi la sua ragion d'essere. Quindi tutto deve essere fatto a immagine e somiglianza dell'impresa. E in questo senso io vedevo in questi giorni, appunto, sempre parlando di, del tema sia delle competenze, ma di come questo tema viene poi coniugato in un elemento che è importantissimo, come dici tu nel libro, che sono tutti i processi di valutazione che vengono implementati addirittura nell'ultima versione del PNRR, è poi sparita, ma c'era un'indicazione sui test invalsi che dovevano diventare obbligatori. Allora, qual è l'importanza della valutazione? Perché uno perché negli ultimi tempi c'è stato questo fiorire di agenzie di valutazione a partire dalla scuola, ma anche all'università? Io credo che alcuni degli ascoltatori siano impiegati all'università e tutti conosciamo la, diciamo, la pervasività degli strumenti di misura. E quindi ti volevo fare questa domanda. A cosa serve la valutazione nell'ottica dell'ideologia del merito? La valutazione ha un ruolo centrale nel campo dell'educazione e non solo, perché i sistemi di valutazione standardizzati sono entrati anche nel mondo del lavoro. Questo dobbiamo sempre ricordarci, perché se ne parla meno, perché giustamente molta dell'attenzione è rivolta alla scuola e all'università, e questo è molto importante, ma tutto il settore pubblico, la sanità, eccetera, hanno incorporato metodi analoghi di valutazione, ognuno adattato alla specificità del, no, dei campi professionali, ma la matrice è comune. Il ruolo qual è? Il ruolo, secondo me, è questo, secondo me, secondo anche tanti altri studiosi e attivisti che poi ho citato ampiamente nel libro. L'obiettivo, come dicevo all'inizio, è la competitività, no? Rendere la competitività un criterio di giudizio e di azione universale, quindi spostare, allargare, no? la competitività, farla uscire dal mercato per portarla nella società, nella sua interezza. Ora, come si fa? Non lo si fa con dibattiti teorici, non si fa con leggi che impongono qualcosa, lo si fa con degli strumenti. Come si fa a far penetrare meccanismi di competitività, cioè di mercato, no? Nella scuola e nell'università, cioè nel settore dell'istruzione, dove, che è storicamente estraneo, no? Al mercato, perché non ci sono beni che si comprano e che si vendono, non c'è questo meccanismo di scambio. Lo si fa attraverso i meccanismi di valutazione, perché sono i meccanismi di valutazione che fanno penetrare nel profondo la mentalità competitiva. E lo fanno perché, non solo perché man mano sono stati resi più o meno obbligatori, quindi è sempre più difficile scapparne, ma perché coinvolgono tutti nel loro funzionamento. Cioè, di fatto, questo gioco, no, potremmo dire, tra vittime e carnefici, si è vittime e carnefici allo stesso momento, perché sono meccanismi, diciamo, confezionati in modo che chi li deve amministrare, in qualche modo, anche quando non li condivide, e molto spesso non li condivide, se ne fa in qualche modo complice, in qualche modo ne è complice. Questo è il meccanismo per cui diciamo, le agenzie di valutazione, l'ANVUR per l'università e l'INVALSI per il sistema di istruzione, sono diventati due pilastri, addirittura hanno assorbito delle funzioni che prima erano ministeriali, cioè, e quindi erano funzioni politiche. Di fatto oggi
potremmo dire, senza esagerare, senza che questo sembri una provocazione sterile, che molta parte dei processi decisionali riguardanti la scuola e l'università sono stati delegati a queste due grandi agenzie di valutazione, che, essendo organismi tecnici, che non vuol dire neutrali, ma sicuramente non politici, sono quindi sottratti al dibattito pubblico, al dibattito politico e al controllo. E quindi non si sa a chi non sono decisioni prese in ambito extra politico e quindi, diciamo, sottratti di fatto alla cittadinanza. E facendo un riferimento a qualcosa che sta avvenendo in questi giorni ci sono due ulteriori tasselli che vengono messi, perché ripeto, anche qui vale quello che dicevo prima, questo è un meccanismo che non è che si è costruito dall'oggi al domani, ma per accumulazione, anche per prove d'errore, per assestamenti, no? Per vedere fin dove si può spingere se non c'è resistenza, e resistenza ce n'è stata poca, specialmente all'università, pochissima, no? E gli ultimi due tasselli li troviamo da un lato in un cascame, diciamo, della riforma Renzi, della buona scuola, che oggi viene messa in pratica dal nuovo ministro di istruzione Bianchi, che è quella del curriculum, no? Quindi da quest'anno gli studenti che si avviano all'esame di chiusura del ciclo, al vecchio esame di maturità, dovranno registrarsi a un portale e compilare un curriculum, no? Questo è, diciamo, un po' il compimento quando l'Unione Europea introduceva già nel 93 il concetto di tessera delle competenze. Questo è qualcosa che va in quella direzione, no? Dove lo studente apprende già a scrivere un curriculum che poi gli servirà per il suo percorso lavorativo, no? E questo curriculum è qualcosa che verrà sottoposto, farà, diciamo, parte della valutazione durante l'esame di fine ciclo, e in questo curriculum bisognerà scrivere tutto ciò che si fa al di fuori della scuola, le attività sportive, le attività di volontariato, le attività politiche addirittura, e questo è importante nella sua gravità, perché qui evidentemente entriamo in un terreno veramente sensibile, no? E quindi qui si possono immaginare, no? Ci sono due problematiche molto forti. Uno è quello del fatto che, no, l'ideologia utilitaristica viene ancora rafforzata, perché vuol dire che tutto ciò che un ragazzo, un giovane, un adolescente fa al di fuori della scuola viene monetizzato, viene tradotto poi in una valutazione, non lo fa più, no? Non è che va a suonare la chitarra perché gli piace suonare la chitarra, magari va a suonare la chitarra perché poi sa che quello gli dà un punteggio, cioè tutto viene monetizzato, quindi impara questo, deve imparare questo. E poi il fatto che appunto si entra già nella logica del curriculum, un curriculum che è qualcosa che normalmente si costruisce per la propria vita professionale e qui invece viene incorporato in un percorso scolastico. E l'altro aspetto, molto brevemente, è nel COVID plan, nel piano del PNRR, che è stato varato senza dibattito pubblico, perché è stato presentato alla Camera e al Senato, dove il dibattito è durato poche ore, quindi non c'è stato dibattito, no? E nella parte dedicata alla scuola c'è questa cosa in cui si dice i test invalsi assumeranno questa funzione, che prima non avevano, ma tutti gli osservatori più attenti avevano capito che si sarebbe arrivati a questo, e ci si è puntualmente arrivati senza che nessuno lo sappia, senza che nessuno ne possa discutere pubblicamente. Si sta arrivando al fatto che i test invalsi saranno diciamo il metodo di misura per valutare poi le scuole e gli insegnanti, nel senso che è scritto nel PNRR, le scuole che non raggiungono un certo livello, che verrà poi stabilito successivamente, stabilito dai test invalsi, verranno sottoposti a mentoring, viene scritto così, e quindi monitorati, e di fatto vedremo poi la traduzione legislativa, perché seguiranno provvedimenti legislativi, come dire, commissariati. Ci saranno esperti, ecco di nuovo gli esperti esterni, che non fanno parte né di quella scuola
né probabilmente neanche del mondo della scuola, saranno manager che verranno a vedere perché in quella scuola non si raggiungono determinati standard stabiliti dagli INVALSI e imporranno dei correttivi e staranno col fiato sul collo sui dirigenti e sugli insegnanti e modificheranno l'assetto di quella scuola lì. È scritto in questi termini. Quindi vedete, no, le ricadute enormi che ha tutta questa macchina. Sì, adesso il PNR, come dicevi, è stato piombato sul Parlamento a 4 giorni dall'approvazione senza che ci fosse stata prima una discussione pubblica e una lettura di quel documento. Io inizierei anche a un aspetto che mi sta particolarmente a cuore, diciamo, e che negli ultimi anni ha ricevuto parecchia attenzione, è legata a quello che è l'impatto poi anche psicologico, ovviamente, dell'intera società in cui viviamo. Io penso a Mark Fisher, che ha avuto appunto che è abbastanza conosciuto per aver trattato questi temi. E io credo che sia interessante anche affrontare quali siano le conseguenze di questa continua valutazione, spesso fatta su parametri, diciamo, un po' arbitrari, sulla stabilità psicologica, e qual è la risposta che le stesse istituzioni e gli stessi portatori dell'ideologia del merito danno a questo disagio psicologico. Questo è un altro dei temi che vengono affrontati appunto nella tua discussione, nel libro. Sì, questo è un tema interessante di cui si comincia a parlare, sono stati fatti alcuni studi, recentemente è uscito qualcosa anche in Italia relativamente all'impatto psicologico dei processi di valutazione ad università, e quindi mi sembra un lavoro ancora agli inizi, ma assolutamente meritorio, cioè ne sappiamo ancora poco, qualcosa inizia a uscire e dà già dei risultati molto, molto sconfortanti, perché evidentemente questi processi di valutazione sono profondamente destabilizzanti, lo sono a livello delle istituzioni, no? E di questo abbiamo in parte parlato, perché destrutturano il modo in cui il sistema di istruzione di base e il sistema di formazione universitaria sono stati costruiti, con tutte le loro pecche. Io non sto facendo la nostalgia dei tempi passati, perché figuriamoci, me ne guardo bene, però sto facendo, diciamo, una comparazione storica, evidentemente. Cioè, questi meccanismi di valutazione destrutturano quei sistemi profondamente. Evidentemente destrutturano anche, agiscono anche in una destrutturazione a livello individuale, di cui sappiamo troppo poco, ma di cui vediamo già gli effetti, perché evidentemente, per esempio, nel mondo universitario, immaginiamo che cosa è la pressione alla pubblicazione, no? Alla pubblicazione nel senso di produrre un numero significativo di paper, di articoli sulle riviste, su riviste che hanno il timbro delle riviste, no? Però poi c'è anche questo discorso della classifica delle riviste, insomma, anche questo possiamo trattare se abbiamo un attimo di tempo, no? E c'è questa pressione continua a accumulare titoli, e questo cumulo di titoli prescinde da ogni aspetto qualitativo. Questa è la cosa impressionante, no? Cioè, è venuto meno una valutazione anche tra pari, no? Su cui si deve fondare la crescita della ricerca scientifica. È la comunità scientifica, quando funziona, quando è fertile, che ha al suo interno la capacità di mandare avanti le ricerche interessanti, stoppare quelle che non lo sono, in modo che diciamo, il sapere continui a proseguire in una strada di crescita qualitativa, di originalità, di curiosità, di apertura verso nuovi campi, no? Qui è tutto il contrario, perché la pressione è verso la quantità ed è verso, ovviamente, il conformismo, perché, no? Tutti si sentiranno spinti a, diciamo,
pubblicare su certe riviste e non su altre, e questo è importante, a pubblicare su certi temi e non su altri, perché è importante pubblicare sui temi su cui c'è l'attenzione della comunità che valuta. E questa pressione continua ovviamente ha delle ripercussioni a livello psicologico, indubbiamente. Poi di nuovo il ruolo degli esperti torna in auge, perché uno degli aspetti che io ho trattato nel mio libro è proprio questo ruolo degli esperti, dei consulenti terapeutici in senso molto ampio, che hanno avuto una spinta enorme e che quindi negli ultimi anni hanno avuto uno sviluppo incredibile, no? E c'è una spiegazione in questo, c'è una spiegazione perché evidentemente c'è una domanda che sale dal basso, perché avendo questo processo di individualizzazione comportando appunto la perdita dei riferimenti comunitari con cui potersi confrontare, lascia un individuo nudo, isolato, e quindi lo lasciano esposto a una domanda di aiuto che non può essere trovato che presso appunto consulenti terapeutici. Questa è una spiegazione, ma l'altra spiegazione è anche quella che diciamo marcia in direzione contraria, no? Il fatto che questa cultura terapeutica sia funzionale al processo di individualizzazione, cioè in qualche modo lo aiuti e lo stimoli, perché la società meritocratica è una società fortemente centrata sull'individualismo. Tutti i documenti che ho citato insistono sempre su questo. Il percorso di istruzione è un percorso individuale, dice l'Unione Europea testualmente già più di 20 anni fa. Il percorso di istruzione, cioè quello che noi pensiamo come un processo di formazione democratica della cittadinanza, in cui i ragazzi, i bambini, i ragazzi, gli adolescenti si formano all'interno di una comunità e per il fatto di appartenere a una comunità educante diventano cittadini, tutto questo viene cancellato in funzione di una individualizzazione. Ciascuno sta nel sistema di istruzione per acquisire le proprie competenze individuali. Questo vuol dire che gli esperti, diciamo, la cultura terapeutica ha in questo senso un ruolo fondamentale, perché accompagna l'individualizzazione, perché la rende possibile, perché la stimola, perché la società basata sul merito è ostile al fatto che esistano delle relazioni comunitarie, e queste relazioni comunitarie devono essere sostituite da qualcuno che si occupa degli individui in quanto tali. Questi sono i terapeuti a tutti i livelli. Sì, quindi diciamo una forma di sabotaggio sarebbe anche solo l'aiutarsi vicendevolmente, andare contro queste idee di competizione. Io avrei appunto uno degli ultimi input che mi viene in mente a questo punto, è un discorso che io ho sentito spesso in gioventù, quando ancora appunto non mi interessavo di politica. Un mantra era quello dell'uguaglianza delle opportunità. Ora, io credo che l'attualità sia pervasa da un altro discorso, che è quello sulle disuguaglianze. Ora, spesso si propone come elemento catartico quello dell'uguaglianza delle opportunità, per arrivare a che cosa? All'uguaglianza. Ora, qual è la relazione, appunto, il merito, per come inteso nella cultura dominante, produce uguaglianza come promette di fare, e in che senso? L'uguaglianza delle opportunità è uno dei cavalli di battaglia dell'ideologia del merito, quindi le due cose sono strettamente connesse. Michael Young, col suo humor inglese, dice in un suo scritto: l'uguaglianza delle opportunità altro non è che l'uguaglianza delle opportunità di essere disuguali. E questo lo diceva in aperta polemica con i suoi amici e compagni laburisti, che stavano cadendo nel tranello già negli anni, alla fine degli anni 50, inizio anni 60.
perché l'uguaglianza dell'opportunità è fondata su un inganno, no? Molto spesso per descrivere l'uguaglianza dell'opportunità si fa un ricorso alla metafora sportiva classica, no? Siamo tutti uguali alla linea di partenza in una corsa e poi più veloce vince. Ora, qui ci sono già vari problemi. Uno che appunto, diciamo, adottare una metafora sportiva, no, per adattarla, diciamo, alla società nella sua interezza è estremamente grave, perché in una gara sportiva c'è qualcuno che vince, uno, e tutti gli altri perdono. E quindi pensare la società in questo modo è veramente, veramente, veramente grave. Ma a quella linea di partenza noi non siamo tutti uguali, neanche per niente. Questo è il fatto. Non lo saremo mai, e se è l'unico modo perché ci si possa avvicinare all'idea di essere tutti uguali alla linea di partenza, sarebbe quella che gli stati adottassero delle grandi politiche redistributive. Perché se non fanno questo, questa metafora è fasulla sin dall'inizio, perché lo sappiamo bene che nessuno è uguale alle linee di partenza. Quindi si basa tutto su un grande inganno. Io ho insistito nel libro proprio nel dire questo, cioè partiamo dalla parola merito, che è una parola anche nobile, è scritta nella nostra Costituzione, no? Ma i nostri costituenti nel 1946-47 avevano in mente ovviamente un'altra idea di merito, perché la nostra Costituzione è una Costituzione profondamente egualitaria. L'uguaglianza non ha bisogno di aggettivi o di altre qualificazioni, è uguaglianza e basta. Quando l'uguaglianza è accompagnata da altre qualificazioni, tipo uguaglianza delle opportunità, guardiamocene bene, perché lì c'è già un inganno. Quindi il merito è un concetto che ha anche una sua nobiltà, ma noi dobbiamo guardare alla sua corruzione, alla corruzione del suo significato e al modo in cui questa parola è stata vestita di altri abiti che lo rendono magari molto, no, suadente, ma sotto questi abiti c'è l'inganno che questa parola porta con sé, e noi dobbiamo essere intelligenti dal capire che ci stanno vendendo una merce, una moneta falsa. Il merito non porta uguaglianza. Nel libro c'è qualche pochi numeri, ma in internet se ne trovano molti di più e sempre aggiornati, no? Le statistiche sulle diseguaglianze nel mondo, e se noi ci concentriamo sulle aree Stati Uniti e poi in Gran Bretagna, e attraverso la Gran Bretagna poi l'Europa, in tutto il resto d'Europa in anni più recenti, cioè i paesi, no, in cui l'ideologia del merito è nata, cresciuta e si è sviluppata maggiormente, e da lì è stata poi esportata, quelli sono i paesi in cui negli ultimi 30 anni la diseguaglianza, i livelli di diseguaglianza a tutti i livelli di reddito, del cosiddetto ascensore sociale, no, mobilità sociale, eccetera, di differenze di discriminazione di genere all'interno dei luoghi di lavoro, tutti gli indicatori di disuguaglianza sono aumentati negli ultimi 30 anni. Come mai sono aumentati? Man mano che l'ideologia del merito e tutto l'apparato, tutta la strumentazione che lo ha diffuso nelle società, nel mondo dell'istruzione e nel mondo del lavoro si è accresciuto. La diseguaglianza è aumentata, perché il merito non mantiene ciò che promette, perché la sua è una falsa promessa. Quindi noi dobbiamo guardare nel merito delle parole, non per fare esercizi di carattere lessicale che sono sterili, rimangono fine a se stessi, ma per fare una critica sociale. Questo è quello che dobbiamo fare, io credo. Sì, diciamo che c'è anche un aspetto di giustificazione delle disuguaglianze che io ho notato, cioè si tende a dire, queste disuguaglianze sono il risultato del merito, quindi sono disuguaglianze sane. Quindi c'è anche una giustificazione che poi ovviamente si tramandano di generazione in generazione, quindi sono disuguaglianze che appunto rimangono rigide e di solito indicano le divisioni censitarie della società. Scusami, mi aggancio a questo perché è un punto cruciale, se abbiamo ancora un minuto, perché questa è proprio una delle origini dell'ideologia del merito, no?
alcuni studiosi che io poi cito nel libro, come Rossan Ballon, lo fanno notare, no? Perché l'ideologia del merito e gli strumenti di valutazione standardizzata nascono negli Stati Uniti, nascono proprio lì, e nascono ben prima degli anni 50, peraltro, perché hanno origine nei test di intelligenza che gli Stati Uniti sperimentarono durante la Prima Guerra Mondiale, hanno origine da lì, i test sui quozienti di intelligenza. Perché la società statunitense è stata ed è la società in cui maggiore è lo scontro tra questi due aspetti, no? Tra la promessa fondativa, no? Della nazione, no? La nazione dove tutti siamo uguali, dove tutti possono raggiungere i livelli più alti di studio e di status professionale, dove anche il più umile cittadino può diventare presidente degli Stati Uniti, no? Questa è la cosa che ci viene, che è stata sempre raccontata. E l'enormità della diseguaglianza sociale che si è andata, come ripeto, come dicevo prima, negli ultimi 30 anni, acuendo in maniera drammatica, no? Questo conflitto, come lo si compone, come lo si può comporre, come si può evitare che questo conflitto porti a una conflittualità sociale enorme, no? Naturalizzando le diseguaglianze sociali, cioè dicendo le diseguaglianze sociali, certo che ci sono, non possiamo negare, nessuno le può negare, perché sono sotto gli occhi di tutti, fanno parte dell'esperienza quotidiana di ciascun cittadino, ma non dipendono da cause sociali, non dipendono da scelte politiche, dipendono da te, dipendono da ciascun individuo, perché ciascun individuo ha la possibilità di spendere le sue carte per raggiungere determinati livelli del merito, e se non fa è colpa sua. Quindi la naturalizzazione e la depoliticizzazione delle cause di diseguaglianza sono l'origine, diciamo, culturale e politica dell'ideologia del merito. Questo è, e quindi è esattamente quello che dicevi prima, ha questa origine storica. Sì, ecco, tra l'altro ovviamente in ogni, quindi diciamo è un modo di giustificare e mantenere quelle che sono disuguaglianze che non avrebbero, che altrimenti andrebbero a essere ridotte, se ho ben capito. C'è una cosa che mi ha sempre incuriosito, in Italia spesso si dice fatta la legge, trovato l'inganno, no? Nel senso che in ogni architettura istituzionale, diciamo, c'è chi poi riesce opportunisticamente, a torto o a ragione, adesso non stiamo a fare i moralisti, ma c'è chi riesce a infilarsi e a trovare una sua nicchia ecologica. E allora io mi chiedevo, ma ci sono degli studi su, per esempio, se io vengo sottoposto a dei test, se riesco a capire che cosa vuole da me quello che mi sta misurando? Cioè, per esempio, se io in uno dei test, diciamo, invalsi, riesco a capire che risposta vuole chi ha scritto il test. Allora, la mia domanda è se esistono degli studi su questo fenomeno, cioè se l'elemento che viene indicato come stimatore del merito può essere manipolato e sabotato in modo tale che la misura risulti, insomma, inutile. Sì, è un po' più complesso ancora. C'è qualcosa, ci sono, per esempio, io cito nel libro un esperimento fatto da alcuni docenti con i loro studenti delle scuole superiori proprio intorno ai test invalsi, no? E questo lavoro, alcuni studenti interrogati sul modo in cui loro hanno risposto ai test, spesso sbagliando le domande, qualche volta azzeccandole, ecco, qual è il vostro comportamento? No, e alcuni hanno detto, ma questa risposta per me aveva più possibilità. Questo è tipico nei test di italiano, no? Dove i test invalsi riducono l'interpretazione di un test, di un testo letterario, di cui si deve dire il significato, cercare il significato, viene sempre ridotto a un'unica risposta giusta, come se un testo letterario potesse essere ridotto a questa modalità di interpretazione, no? È già questo un impoverimento incredibile.
E qualcuno degli studenti diceva: beh, io so benissimo che la risposta sarebbe giusta, sarebbe stata quest'altra, o ancor meglio, ci sarebbero state più risposte possibili, alcune delle quali neanche contemplate, no? Ma io ho risposto a quella lì, e poi ci ho pure azzeccato, perché io sapevo, perché io ho capito che quella era la risposta che volevano da me. E quindi questo è il cosiddetto comportamento opportunistico, no? Quindi è un'altra conseguenza, no? Si educano gli studenti non ad essere sinceri, ma ad essere opportunisti, che è un'altra delle innumerevoli conseguenze dei test invalsi e dei meccanismi di valutazione. Però questo non è che annulli l'effetto, semplicemente magari alza il rating di quella scuola e adesso con le nuove, diciamo, indicazioni del PNRR risulterà utile per quella scuola lì. Se tutti si comportano in questo modo, allora il risultato sarà sempre nella media. Però non ti basta per neutralizzare, cioè in questo caso il fatto che la legge è trovata in inganno non funzionerà, non può funzionare, perché come dicevo prima, questi strumenti di valutazione sono fatti in modo da coinvolgere intimamente chi li amministra e chi li deve compilare. Cioè ti mobilitano in qualche modo. È difficile restarne fuori. Sono stati fatti dei tentativi per farlo. I test invalsi sono stati a lungo boicottati, gli insegnanti hanno scioperato per anni nel giorno in cui si facevano i test invalsi, molte classi si alzavano e uscivano, gli studenti non andavano a scuola, non è che non esistano. Poi, diciamo, sono state, in parte si sono indebolite, in parte aggirate, perché quando il governo ha deciso che i test invalsi diventano obbligatori per l'esame in terza media e poi per l'esame di maturità, ancora no, adesso è sospesa la cosa per la pandemia, ma appunto è un rinviare anche qui il discorso, ma sono obbligatori, questo ti impone di farli, perché se tu non l'hai fatto, non sei ammesso all'esame, quindi diciamo, il potere politico ha gli strumenti per, no, come dire, smontare di volta in volta determinati atteggiamenti antagonistici. Una volta che li hai smontati, individualmente tu non ti puoi opporre a questi meccanismi, tu lo puoi lasciare in bianco, lo puoi dare delle risposte a caso perché molti lo fanno, cioè forme di boicottaggio esistono e sono diffuse, però questo non azzera la potenza, diciamo, dello strumento. Sì, mi veniva in mente una notizia che è passata, che non, diciamo, non ha avuto risalto, ma appunto sempre connessa a questa pratica valutativa. Pare che i manager della sanità lombarda, alcuni fossero stati premiati per aver ridotto gli stock di mascherine e guanti prima della pandemia, perché così dettavano le linee guida della regione Lombardia. E questo è stato appunto un esempio di come uno poi, magari rispettando in modo assolutamente aderente tutto, tutte le regole, si trova in delle situazioni inattese. Comunque, una cosa, una curiosità, come va a finire poi il libro di Young? Solo per chiudere, diciamo, con una Young nota va finito prescrittiva per il futuro. Il libro di Young va a finire appunto che nel 2033, quindi siamo vicini, insomma non manca moltissimo, una rivolta popolare abbatte l'oligarchia basata sulla meritocrazia. Quindi, diciamo, è una cosa che va a finire bene o male a seconda dei punti di vista. Però questa oligarchia basata sulla meritocrazia viene spazzata via da una grande rivolta popolare, anche perché a quel punto l'oligarchia era appunto un'oligarchia, come dice la parola, un potere di pochi, semplicemente i pochi di prima che erano al potere perché in base all'ereditarietà delle posizioni sociali sono diventati pochi, pochissimi, forse ancor meno, premiati da quella che Michael Young, sempre col suo uomo inglese, chiamava l'aristocrazia dello sperma fortunato. Certo, qua risuonano chiaramente, mi fai pensare a due cose. E poi magari avviamoci a chiusura, che immagino che dopo un'ora sia faticoso. Allora, due cose mi vengono in mente. La prima è, diciamo, pensando
alle rette esorbitanti di alcune scuole, di alcune università dell'Ivy League, in cui sostanzialmente la percezione è quella di comprarsi un network più che un'istruzione superiore, quindi di avere un capitale sociale, per citare Bourdieu, che sia già più avanzato di quello che avrebbe una persona che all'opposto magari nasce già in delle situazioni di disagio. Per esempio le tipiche situazioni di banlieue parigina che stanno in realtà spuntando anche in Italia, ed è proprio a questo che avevo intenzione di ricollegarmi. Quando Young descrive questa rivolta popolare, si possono sentire, diciamo, degli echi in queste rivolte di banlieue, per esempio, che tra l'altro alcune cose sono successe ultimamente che mi hanno fatto riflettere. I ragazzini che vanno a distruggere le vetrine, certo, non possiamo dire che ci sia un messaggio politico insito nell'atto di un ragazzino che va a spaccare la vetrina per comprarsi, scusate, per rubarsi una borsa, ma in quell'atto è possibile vedere un rifiuto, ancorché rozzo e non strutturato, di una struttura sociale che, con la scusa del merito, se tu nasci in una di quelle periferie, lì si svolgerà tutto il tuo destino? Si può, in forma anche inconscia, stabilire un collegamento? È quello lì il tipo di rivolta che si immagina Young, oppure siamo completamente fuori strada? Questo, sì, domanda impegnativa. Non è facile rispondere, ma è, no, nel senso che... Voglio dire, la divaricazione sociale che merito, meritocrazia e annessi sta determinando in tutta Europa è tale per cui non ci sarebbe poi da stupirsi che l'esito possa essere anche questo, ed è un esito drammatico se ci pensiamo, perché è un esito appunto non mediato da istanze di carattere politico, per cui, voglio dire, nell'assenza totale, perché sono collassati, no? I partiti politici, i sindacati, eccetera, in questo vuoto siderale, il tipo di rivolta che può accadere va in quella direzione lì. Noi in Italia non abbiamo ancora sperimentato nulla del genere rispetto a quello che è accaduto e continua ad accadere nelle periferie francesi. La nostra struttura sociale delle città è diversa, ma nulla può, diciamo, evitare che si possa arrivare in quella direzione lì. Quando io su questo io cerco di ragionare nel libro, no, a proposito del conflitto, no, perché l'ideologia del merito è un'ideologia che nega il conflitto, no, che lo vuole rimuovere. Ovviamente il conflitto non è che in una società cessa di esistere perché viene decretato per legge. Il conflitto è una componente strutturale della società, semplicemente si sposta da un'altra parte. Si sposta da un'altra parte e se il conflitto sociale non ha questo tipo di mediazione, cioè basata su una forma di organizzazione politiche, anche qui ripeto, non lo sto dicendo con lo stile del passato in nessun modo, nel senso che l'esperienza dei partiti politici, per come l'abbiamo conosciuta, è finita, morta e sepolta, né mai più tornerà. Quindi io penso semmai ad altre modalità in cui ci si organizza politicamente in forma mutualistica, quindi in altre forme, ma in assenza di questa cosa qua, il conflitto non è che non si esprime in altri modi, e si esprime in modi che possono essere distruttivi, mentre il conflitto sociale, nelle sue forme storiche, ha avuto, no, delle componenti costruttive, se vogliamo usare questo brutto termine, però diciamo, no, noi non possiamo certo identificare il conflitto con la violenza, come alcuni vogliono fare, no? Il conflitto sociale è stato il motore delle trasformazioni sociali. Basti pensare a quello che nel nostro paese è stato costruito ed è stato poi tradotto anche in leggi dello Stato, alcune per fortuna ancora vigenti, tutte diciamo maturate intorno alla metà degli anni 70, quindi il momento di massimo
dell'apice della conflittualità sociale in questo paese. Quella è la conflittualità sociale che ha costruito qualcosa, no? La conflittualità sociale che si sposta e diventa e si corrompe in qualcos'altro, una brutta copia del conflitto, e quindi può tradursi anche in forma di violenza fine a se stessa. Questa è una cosa che può essere veramente dietro l'angolo e che poi nessuno può governare. Sì, sì, era una, diciamo, frutto anche di una riflessione rispetto, diciamo, al fatto che anche la produzione artistica giovanile adesso gira molto intorno all'argomento della periferia, di come appunto, come anche in un certo senso evadere, dei vari modi che si ha di evadere. E quindi pensavo, sì, sono molto d'accordo con la tua, diciamo, la tua visione. Forse appunto una delle cose che sono capitate è forse una spaccatura rispetto a quello che era in un certo senso un'aristocrazia politica e le espressioni più grezze e non raffinate di questo conflitto di cui parli, che rischiano poi di finire solo in storie di prigione, diciamo, senza cambiamento sociale. Questo però credo che sia uno di quei terreni in cui nessuno ha la verità. Quindi dovremo sperimentare forme di organizzazione, come dici, finché troveremo anche un terreno comune tra quelli che anche il discorso meritocratico tende a collocare molto lontani tra di loro, come possono essere i ragazzi, quella gioventù lì, e magari il mondo accademico, il mondo, insomma, più militante, che a volte è molto lontano. Va bene, io ti ringrazio moltissimo, Mauro, per questa discussione che è stata ricchissima. Consiglio a tutti di leggere il libro che faccio vedere qui, non so se si vede, Contro l'ideologia del merito, che trovate in libreria. Noi, io credo che non ci sono domande, quindi possiamo pensare di chiudere qui. E ci saranno altri appuntamenti sempre del ciclo almeno 15 minuti e magari ci rincontreremo su questi canali, Mauro. Bene, grazie ancora per l'invito e per questa discussione. A presto. Grazie a te, arrivederci a tutti, grazie per l'attenzione.